Bunga Bunga 3D, film a luci rosse per una escort del Papi. Una pellicola che sicuramente in molti attendevano, un film a luci rosse per la escort che aveva detto di aver avuto rapporti intimi con il primo ministro Silvio Berlusconi, con in più nel cast Fernando Vitale, ex tronista di Uomini e Donne. Ne parla la stessa protagonista, Nadia Macri, sul suo profilo Facebook. Il titolo, lasciando a voi il giudizio sull'originalità, sarà Bunga Bunga 3D. L'annuncio arriva un po' a sorpresa, visto che soltanto pochi mesi fa Nadia Macri aveva asserito di non essere disposta ad entrare nel campo dell'hard. È probabile che l'intenzione di provare qualcosa di nuovo abbia finito per prevalere sulla decisione iniziale. Parlando al telefono con Reggio Online, la Macri ha detto: "Non posso dire niente in merito, sto aspettando che mi diano il via libera per parlare, perché al momento non so nemmeno io cosa posso dire al riguardo. Sarà un film diverso dagli altri, un po' hard e un po' a luci rosse. Se volete saperne di più, parlate col mio produttore." Cosa che gli intervistatori hanno prontamente fatto, chiamando Gianfranco Romagnoli, che è stato prodigo di dettagli sulle caratteristiche dell'opera. Riportiamo alcune sue parole. Il film uscirà tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Andrà in anteprima a Roma e poi verrà dato alle più importanti città italiane, quasi tutti i capoluoghi di regione. Si tratta di un autentico esordio per Nadia Macri. La pellicola, per giunta, conoscerà due versioni distinte, una a luci rosse ed una direttamente hard. Il 3D nel titolo si riferisce esclusivamente al fatto che il film sarà girato in tre dimensioni.